Buongiorno! Buongiorno a tutti! Come ti serve una mano? Io sono faticata solo a fare le scale, che mano ti dà? Comunque sono un po' pallida, non ci fate caso perché stiamo andando a fare uno shooting e mi truccherò lì, insomma, completerò il mio make-up lì. Quindi dicevo, non sono pallida, malaticcia, sono solo senza farlo. E nulla, andiamo a fare questo shooting, poi ci vediamo invece oggi a pomeriggio 5. Dovete sapere che ormai la mia ansia più grande, l'ansia della mia vita, è diventata portare qualcosa di commestibile in borsa. Cioè io non scendo di casa se non ho qualcosa di commestibile. Oggi ho portato dei crackers integrali light. Allora, è dallo shooting a Posillipo, a Mediaset, è un attimo. E siamo qui, è quasi tutto pronto. Guardate, dietro su questo schermo ci siamo noi. Ci vediamo tra pochissimo, a 25. Allora, Enzo, com'è stata la tua giornata insieme a me? Abbastanza... Ecco! Oh. Questa è proprio la condizione giusta, giusta. Oddio! È stremata, povera Enzo, non ha mangiato neanche. Abbiamo fatto le corse, dallo shooting, a Mediaset. Dopo dobbiamo tornare a casa. Stasera ci mangiamo una pizza. Beh, è minimo. Ci mangiamo una bella pizza. Ti sei meritato una bella pizza. Grazie. Così fa ingrassare la pizza, però. Ma vabbè, oggi ci sta. Ragazzi, siamo in pubblicità, io sono qui, sono la soletta. Stai incintissima e Filippo Lati è ancora abbondato del virgola, dell'Honduras. Allora donne, noi siamo tornati a casa, amore mio scusa, me lo so che mamma ti fa stancare, però... Sono felice perché è arrivato un pacco per me. Questa è la gioia più bella di quando rientro a casa. Ve lo faccio vedere. Sono delle scarpe. Secondo me è comodissimo nel periodo che arriva tra poco, in cui non vogliamo mettere il sandalo perché ci piace lo stivale, perché lo stivale è sempre un po' rock. Però fa caldo quello stivale. Ecco qui la soluzione, che subito ha gli stivaletti aperti. Quindi non fa troppo caldo. E ora ve lo faccio vedere anche indossato. Intanto vi lascio il link e il tag della pagina Sublime Easy Shoes. Ci sono un sacco di cose carinissime, stivaletti, tacchi, e costano. Ragazze, l'ho trovato che piange in cucina. Ma perché? Perché? Ah, piange perché ho detto che la cosa più bella di quando torno a casa è trovare i pacchi. Amore, sono donna, tutte donne sono contente di trovare i pacchi. Guarda qua, guarda qua gli occhi. No. Occhi che piangono, guarda. Guarda gli occhi lucidi, guarda. Sono contenta che li trovi. Guarda gli occhi lucidi, guarda. Sta affetta le cipolle. Allora donne, quali prodotti posso ancora utilizzare in gravidanza o contro la cellulite? Vi rispondo subito, eccoli qua, i fanghi di FGM04. Questi sono dei fanghi che non interferiscono con la tiroide, di due tipi, caldi e freddi. Io sto prediligendo in questo periodo per le gambe gonfie, quindi ottimi per la gravidanza. Quelli freddi che hanno proprio un'azione sgonfiante e aiutano a ridurre gli inestetismi della cellulite. Mentre quelli caldi hanno un'azione più... più snellente, quindi sono un po' più strong. Li potete fare tranquillamente a casa, li tenete su 20 minuti, non puzzano, sono in tantissime profumazioni, mirtillo, ananas, menta, quindi non danno fastidio. 20 minuti, vi avvolgete nel foglio, dopodiché risciacquate. Non avete scuse perché anche a casa li potete tranquillamente fare. Vi lascio il link di FGM04 e vi dico che con due acquisti il secondo lo pagate solo 10,90€, quindi correte sul sito e se volete un'azione molto strong, very strong contro la cellulite, eccola, quella col tappo rosa, così la chiamano. E c'è il KO. FGM04. Allora ragazzi, io come ogni giorno stavo prendendo Nutrimamma, che è l'integratore che si prende in gravidanza. Ce l'avevo in bocca, stavo bevendo dalla bottiglia e è finito qui il mio Nutrimamma. Questo perché io sono inceppata, non riesco a prendere le pillole e quindi faccio di tutto, trovo tutti i metodi, dalla bottiglia, per riuscire ad ingerire una cavolo di pillola. E sono anche molto fortunata perché in realtà ne resta un'altra nella confezione. Voglio che questo momento duri per sempre. Un po' sfigata. Narciso Rodriguez.
non è razionale, non lo puoi spiegare. Tremano le gambe mentre ride il cuore. Chiudi la finestra che c'è troppo sole anche quando piove. Troppo sole anche quando piove. Anche quando piove. Allora donne, come avete visto dalle storie di Pietro, stamattina è arrivato questo per me. In realtà lui sapeva già che io volevo questo ciondolo perché è di un'azienda che conosco molto bene, Ergidanne, e gliel'avevo già fatto vedere. Però non pensavo che me lo comprasse, soprattutto non pensavo che me lo comprasse in oro giallo come lo volevo io. Sapete che io amo l'oro giallo. Questo ciondolo che è stupendo si chiama Mami perché, guardate, ha una mamma che prende in braccio il suo cucciolo. E eccolo indossato, di una finezza secondo me assurda. E vi volevo dire che c'è anche in altri colori, io però lo preferivo in oro giallo. C'è anche in oro bianco e in oro rosa. È un gioiello in oro 18 carati e lo trovate anche in altre dimensioni. È, dicevo, è di Ergidanne e loro fanno un sacco di gioielli per festeggiare insomma gli eventi belli della vita, tra cui quello della maternità. Per questo che ci tenevo particolarmente ad averlo, perché porta anche bene tra l'altro. Quindi io vi lascio il link di Ergidanne e lui si chiama Mami. È sicuramente una cosa che secondo me fa bene, porta bene e fa felici tutte le mamme e le future mamme.